Intanto grazie per l'invito e grazie per la serata. Vabbè, vorrei dire una cosa di checca, ma magari la dico dopo per non sbrodolare inutilmente. E vado direttamente a Ada e all'inizio del suo rapporto con Piero, che appunto inizia quando Piero, che è un giovane che brucia di voglia di fare, voglia di conoscere, di studiare, e decide di fondare una rivista che si chiama Energie 9 e che viene pubblicata quando l'Italia sta uscendo dalla prima guerra mondiale. Lui è convinto che soprattutto la leva dei giovani di fronte alla crisi dello Stato liberale, che è uscito così provato dalla prima guerra mondiale, pensa che i giovani debbano buttare le proprie energie per il rinnovamento del paese, coinvolge una cerchia Scusate un di. momento, in fondo sentite bene o avete Sì. bisogno che lo chiamo al microfono, no? Si No, sì, va sente. bene. Coinvolge una serie di amici, tra i quali anche Ada, che vive nel suo stesso palazzo. Allora, io devo dire subito che ho un certo disagio nel parlare di questo rapporto, perché ovviamente Gobetti è una figura meravigliosa per la sua energia intellettuale, per la passione che ha avuto, per l'intransigenza che ha avuto nell'assumere una posizione politica non semplice, assunta con chiarezza da subito, di netto antifascismo. È un rapporto d'amore travolgente da subito, ma è anche, come diceva Checca, un rapporto di formazione culturale. Un patto, una specie di patto culturale, solo che appunto Gobetti ha veramente una fame di conoscenza, una fame di crescita, anche di autoaffermazione personale, nella quale Ada deve ricoprire un ruolo analogo al suo. Quindi pretende che Ada, che condivide questo progetto, pretende che Ada segua un tipo di formazione culturale analoga alla sua. Quindi insiste perché legga Croce, tanto per dire, insiste che si scriva filosofia e soprattutto che lasci perdere quello studio della musica e quello studio del canto che lui vede come una tendenza eccessivamente romantica o comunque troppo lontana dalla razionalità che lui vorrebbe vederle assumere sin da subito. Vuole che sia una compagna e un'interlocutrice esattamente alla sua altezza e che segua lo stesso tipo di studi che lui fa. Ada ovviamente è molto coinvolta in questo progetto. Una delle cose che lei stessa ricordò in un documentario registrato dalla RAI racconta come si mettono a studiare il russo insieme. Come primo progetto si studiano il russo e cominciano a tradurre, traducono diverse opere che poi escono per la Slavia. Una volta le opere dal russo, soprattutto in quegli anni, venivano tradotte dalla versione francese, cioè si traduceva in francese e poi si traduceva dal francese in italiano. Loro no, e nelle loro opere ci tengono a scrivere traduzione fatta dal russo e si scrivono lettere d'amore che magari da parte di Ada sono un pochino più esplicite, un pochino più vive, con parole per dirsi amore, si dicono Lyubov, eccetera, lo dicono in russo in modo che nessuno vada a ficcare il naso nelle loro faccende. Piero è molto più rigoroso, molto più chiuso da questo punto di vista. Diciamo che è un rapporto educativo anche dal punto di vista sentimentale che va avanti negli anni. E come sempre succede, immagino, nelle coppie, ciascuno ridisegna un po' l'altro. Il problema è che la forza intellettuale di Piero è veramente travolgente. Quando lui chiede a lei di lasciare i suoi studi che tanto la appassionano, lei accetta, ma questo le crea un fortissimo disagio. Comunque è una rinuncia che le costa profondamente, la fa. Si iscrive a filosofia, si laureerà in filosofia con una tesi sull'empirismo e insomma, nel 25 si laurea, quindi anche non è così diffuso che le ragazze a quel tempo seguano gli studi fino al compimento della laurea. E lei si getta con tutte le sue energie in questo studio, patendo, fin quando
A un certo punto capisce, glielo scrive con molta chiarezza nell'agosto del 25, fin quando capisce di aver raggiunto un equilibrio, di essersi tolta dal cuore questo peso della sua figura un po' incombente, no? Comunque un personaggio, scusate, forse l'ho dato per scontato, ma può essere utile dirlo, è un ragazzo giovanissimo, è del 1901, eppure quando ha 19-20 anni parla da pari a pari con delle persone che nella cultura di allora sono veramente dei monumenti, parla con Croce, con Einaudi, con Salvemini e li invita a scrivere sulle riviste che lui per le sue varie iniziative editoriali e questi accettano, salvo Croce che non scrive come lui gli ha chiesto, però sono, comunque è un ragazzo che è giovanissimo ma ha una tale energia trascinante, una tale passione intellettuale, anche chiarezza, una cultura veramente prodigiosa per un ragazzo così giovane che è autorevole. E così lo è se così ascoltato anche da personaggi del genere nell'ambito culturale italiano di allora, ci possiamo immaginare su una ragazza così giovane che tipo di fascino possa esercitare. Bene, ritorno a quell'agosto del 25 in cui dopo aver sofferto molto per aver rinunciato alle passioni che lei aveva, però concorda con lui che sarebbe un indugiare su elementi forse troppo romantici, troppo poco razionali, quindi abbandona la sua grande passione, però a un certo punto trova il suo equilibrio. E gli dice, il nostro amore è diverso, adesso non cito testualmente, ma grosso modo è così, il nostro amore è diverso, il tuo è amore di creatore, il mio è amore di creatura, questo non vuol dire però che tu sia superiore a me. Ci amiamo in un modo diverso ed è per questo che possiamo completarci. Ma lei era già sposata, aspettava già il figlio, forse. Loro si Questo che gli ha sposano nel dato, 23, si questo sposano che gli nel ha gennaio del dato, 23 e con poi solo con la. quando aspettava il figlio lei ha preso questa, Sì, no? questo passo e riesce a anche, diciamo, un po' educare emotivamente questo Piero Gobetti che dal punto lui stesso dice di sé di essere di un'aridità sentimentale enorme. Lui lo dice di sé e lei non c'è, insomma, si educano ciascuno uno con l'altro, ma è un rapporto appunto complesso che non è solo d'amore, ma è anche di formazione culturale. E condividono poi, al di là di questi aspetti più personali e sentimentali, questo condividere una formazione culturale li porta a condividere anche delle imprese editoriali che sono importanti. Prima c'è Energie Nove, in cui Ada si viene coinvolta sempre di più, poi ci sarà la rivoluzione liberale che dal 22 dura fino al 25 ed è a quel punto una rivista importantissima perché Gobetti prende posizione immediatamente contro il fascismo con grande forza, con grande chiarezza, tanto che verrà chiuso nel novembre 25 proprio per questa ragione e Ada è del tutto partecipe in questa operazione, così poi come sarà partecipe del Baretti, che è la rivista che fondano nel 24 più di taglio culturale e che Ada continuerà a far vivere poi anche dopo la morte di Piero, aiutata da vari amici e Ada pubblicherà poi le opere di Piero, ad esempio Risorgimento senza eroi subito dopo la sua Dedicato al morte. figlio, intanto si consuma la tragedia perché lei si sposa il 25, si sposa il 24, il 25 nasce il figlio Paolo a dicembre e Gobetti è già stato malmenato, no? Picchiato dai fascisti, eccetera, e decide di espatriare, di andare a Parigi. E lascia la moglie e il figlio appena nato da poco con grande strazio. Lei, le lettere che si scrive, cioè quello che dice nel diario quando lui parte, veramente straziante. Lui parte e morirà poco dopo, nel febbraio del 26, e lei lontano da lei, eccetera.